dramma popolare, oggi fondazione, è nato nel 1947 per volontà di quattro persone illuminate che hanno creato, hanno voluto un teatro di ispirazione cristiana che fosse rivolto a tutti, al popolo, e da rappresentare sulle piazze, sui sagrati delle chiese, nei luoghi dove la gente si incontra e lavora. Il primo spettacolo del 1947 è stato dedicato al patrono della città di San Miniato e patrono anche dei teatranti, San Genesio. Ma lo spettacolo più bello in assoluto è quello del 1948, con la regia appunto di un giovane Strehler, uno spettacolo, un testo di Thomas Eliot, Assassinio nella cattedrale, che ha avuto un successo stratosferico, tanto da essere definito dalla cronaca e dalla critica di allora uno spettacolo irripetibile, uno spettacolo colossale che noi del dramma popolare, del quale noi del dramma popolare siamo veramente fieri. Il ricchissimo archivio della Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato racconta proprio il successo dello spettacolo del 1948, ma anche di tutti gli altri spettacoli che in 76 anni di ininterrotta attività sono proprio testimoniati dalle carte di questo archivio e dalle serie archivistiche. Una delle più interessanti è sicuramente quella degli articoli e dei ritagli di giornale, dove troviamo articoli anche con un pizzico, diciamo così, di simpatia. Alla fine dello spettacolo del 48, i frati, guardando le finte suore, lasciarono a malincuore la chiesa. Ma per gli studiosi questo archivio è anche un complesso eterogeneo di materiali. Abbiamo la sezione molto interessante della corrispondenza. In questa sezione della corrispondenza troviamo spesso lettere di personaggi importanti, uomini di cultura, italiani e stranieri, ambasciatori, direttori di archivi e di sedi teatrali e culturali italiane. Ma soprattutto troviamo una lettera originale proprio di Eliot, che si scusa con il presidente del dramma popolare, l'avvocato Gazzini, per la sua impossibilità a essere presente alla prima dello spettacolo, Assassinio nella cattedrale, per ragioni di lavoro. Eliot si trovava infatti negli Stati Uniti. Benché questa assenza annunciata, però lo spettacolo fu un grande successo, anzi un plebiscito di pubblico, come le cronache raccontano. Giorgio Strehler ha rinnovato il modo di fare regia, tanto che Bertolt Brecht lo designò unico erede per la messa in scena dei suoi testi in Italia. Il suo nome è strettamente legato a quello di Paolo Grassi e Nina Vinchi. Nel 1947, quando a San Miniato nasce l'Istituto del Dramma Popolare, nella Milano del dopoguerra viene inaugurato il Piccolo Teatro di Milano, il primo stabile d'Italia, facendo così diventare il teatro un servizio pubblico per la collettività. Giorgio Strehler è stato il primo grande regista italiano di respiro internazionale, passando dai classici come Shakespeare, Goldoni, Ibsen, Chekhov, Camus, Pirandello, solo per citarne alcuni, senza tralasciare le opere di Verdi e di Mozart, riportò al centro degli spettacoli l'uomo, conducendo un'indagine su di esso e sul tessuto sociale, politico e culturale a cui appartiene. Siamo a cavallo fra gli anni 50 e 60, anni di grande fermento artistico, ed è proprio in questi anni che avvia la sua stagione del teatro epico, con l'opera da tre soldi, passando per Zweig nella Seconda Guerra Mondiale, fino a Vita di Galileo, un teatro che rinnova il suo impegno didattico e politico, oltre che estetico e poetico, segnando così delle tappe obbligate nella storia della regia del Novecento. Nel maggio 1948, Giorgio Strehler si trovava a Firenze ad allestire La tempesta di William Shakespeare nel Giardino di Boboli per l'undicesima edizione del Maggio Musicale Fiorentino. A pochi giorni dalla prima, il regista fu incontrato, assieme al suo collaboratore Paolo Grassi, dall'avvocato Giuseppe Gazzini, fondatore dell'Istituto Dramma Popolare. Per la seconda edizione dell'allora festa di San Genesio, il giovane dramma popolare invita il celebre regista e tutto l'entourage del Piccolo Teatro di Milano a prendere parte alla prima coproduzione teatrale dell'Istituto. Il 21 agosto 1948, nella Chiesa Monumentale di San Francesco, a pochi passi dalla Piazza del Duomo di San Miniato, va in scena Assassinio nella cattedrale di Thomas Eliot, un testo ritenuto dalla critica non idoneo alla rappresentazione scenica. Strehler trasforma l'edificio cultuale in un tempio dello spirito
dedicato all'altare sacrificale dell'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, assassinato per volere del re Enrico II nel 1170. Sul fondo della chiesa, lo scenografo Gianni Ratto dispone un vasto palcoscenico a forma di croce di Sant'Andrea come unico elemento spaziale e una vetrata fittizia in cellophane delle dimensioni dell'arco absidale che ricorda le iconografie delle cattedrali inglesi. L'atmosfera cupa, emanata dal grigiore delle pietre e l'austerità dell'edificio, si contrappongono alla vivacità dei colori della vetrata, ricreando quel respiro rituale che diede al dramma popolare l'appellativo di teatro dello spirito.